Bella sta maglietta, eh? Indovinate dove sono oggi? Dagli amici di Italian Crestis, perché oggi siamo qui per parlare di uno dei migliori gechi e dei gechi più interessanti, secondo me, cioè l'Underwoodisaurus Millie. Andiamo a dargli un occhio. Ciao ragazzi e bentornati ad 11 Giga. Oggi siamo qua con Alberto di Italian Crestis. Oggi siamo qua per parlare di Underwoodisaurus Millie, un geco molto bello, molto interessante. So che moltissimi di voi lo cercano, lo vogliono ed è giusto che gli diamo un po' di informazioni in più. Tra l'altro oramai sono anch'io parte di Italian Crestis. Ok, ciao Alberto, grazie ovviamente come sempre per ospitarci oggi e vedo che abbiamo già qui due piccolini, anzi due piccoline direi, di Underwoodisaurus Millie. Esatto, ciao Mattia, ciao ragazzi. Allora, oggi parliamo di un gechino di facile allevamento, meno usuale, si vede un pochettino meno rispetto a quello che possono essere i gechi che abbiamo visto fino ad oggi, quindi leopardini e ciliatus. Il Millie è un geco originario dell'Australia, della parte meridionale dell'Australia. Qui vedete oltretutto le due locality, si possono trovare in allevamento, quindi quella che viene definita ipo. Come vedete è più chiara rispetto a quello che è la locality normal, non ha presenza di nero e di rosso nella livrea. Gecko dell'Australia, come ci siamo detti, molto simile nell'allevamento al gecko leopardino, richiede più o meno le stesse attrezzature che servono per il leopardino, quindi stiamo parlando di innanzitutto box o terrari di dimensioni abbastanza contenute, diciamo che per un adulto o una coppia si può arrivare a dimensioni di 30x40x30 in altezza, quindi non particolarmente enormi. Substrato per gli adulti consigliato è la sabbia mista a fibra di cocco, in questo caso è sabbia semplice. L'importante è che, come sapete, e come succede per tutti i gechi che poi devono essere stabulati su questo tipo di substrato, non deve contenere calcio, residui di calcio, perché si rischia che poi il geco, andando a cercarlo, ingerisca e potrebbe fargli del male. Ok, quindi un substrato di sabbia e oppure sabbia e fibra di cocco. Una parte, come per il leopardino, calda e una parte fredda. Le temperature consigliate per questi animali vanno dai 30 gradi 32 della zona calda e 24-26 della zona fredda. L'allestimento è molto semplice, come vi dicevo, e parte da una tanetta nella zona calda, quindi laddove andremo a mettere il tappetino o il cavetto riscaldante. Un tappino, come nel caso del leopardino, con del calcio carbonato. Un piccolo contenitore per dell'acqua. Ecco, il geco, siccome scava, si consiglia sempre, ad esempio, l'acqua, di metterla ben appoggiata sul fondo e ben infossata nella sabbia. La solita ciotola per alimentazione. In questo caso abbiamo utilizzato delle talpe della farina, che insieme a grilli, blatte, caimani di piccola taglia può essere l'alimento ideale per questi animaletti. E una tanetta fredda, quindi contenente fibra di cocco umida, che serve sia per aiutarli nel momento in cui devono mutare, fare la muta, sia per la deposizione. In questo caso sono due femmine e quindi gli servirà nel momento in cui dovranno deporre le uova. Quindi la sistemazione dei nostri gechi, come vedete, è molto semplice e molto vicina a quello che è la sistemazione di gecko leopardino. Parliamo di differenze tra maschi e femmine. Come avete visto, queste sono due femminucce, tra l'altro una ha anche le uova perché a giorni deporrà, e qui abbiamo un maschio. La differenza fondamentale è visibile
a livello delle sacche degli emipeni e ovviamente quando il geco raggiunge l'età adulta. Spero si riescano a vedere le sacche degli emipeni, cosa che ovviamente nelle femmine invece non avviene. Non ci sono le sacche degli emipeni, eccola qui la nostra femminuccia. Ecco, un'altra differenza tra maschio e femmina è l'attaccatura della coda, che nel maschio è un pochettino più robusta, più larga. Anche per questa specie la coda è una riserva di grasso, quindi quando il geco è in salute vedrete una coda bella gonfia, come del resto nei gechi leopardini. Sono animali che non sempre e non spesso si trovano disponibili. Noi tra l'altro siamo allevatori, ovviamente, e ne abbiamo qualche piccola a disposizione che vi farò vedere più tardi. Ovviamente anche in questo caso la convivenza all'interno di un unico terrario è possibile per più esemplari di sesso femminile o coppie maschio-femmina. Anche in questo caso due maschi non convivono in quanto sono territoriali e potrebbero arrivare a farsi del male per avere la supremazia nel territorio. Dai 7-8 mesi le femmine diventano riproduttive. Nella stagione che va dalla fine di febbraio all'inizio dell'autunno e con temperature minime di 25-26 gradi, inizia la stagione riproduttiva per questi animali. La femmina fa ritenzione spermatica e può arrivare a deporre 4-5 coppie di uova, sempre a distanza di circa 20-30 giorni tra una deposizione e l'altra. Incubazione avviene a temperature tra i 24 e i 26 gradi e con 80-85 giorni di incubazione, anche qualche giorno in più, si ottiene la schiusa delle uova. Fondamentale per avere una buona percentuale di uova fertili è, come per tutti i gechi, l'alimentazione. Quindi è importante che i gechi vengano ben alimentati e che gli insetti che si usano per alimentare i gechi vengano a loro volta alimentati nella giornata precedente alla giornata di pasto. Ora abbiamo ovviamente parlato di esemplari adulti, li abbiamo visti gli esemplari adulti, ma come vi diceva prima Alberto, loro sono ovviamente allevatori e quindi adesso diamo anche un occhio a qualche piccolino che non è ancora stato sessato, giusto? No. Non è ancora stato sessato. Eccoci qui. Questo è uno dei nostri piccoli Milli. Come vedete è opaco, si avvicina al momento della muta. In questo caso i piccoli vengono tenuti su substrato in carta, che a nostro avviso è più semplice e più igienico per quanto riguarda i piccoli. Nel momento in cui ci accorgiamo che il piccolo si avvicina al momento della muta, diamo un pochettino di umidità al box, al piccolo box dove viene custodito, in modo che faciliti il momento della muta. Come vedete sono prepotenti, hanno un caratteraccio, non è vero. No, scherzo, si difendono, hanno questi occhioni super curiosi. Sì, assolutamente. E poi, come dicevamo appunto prima, la forse parola chiave è rupicoli. Quindi adorano arrampicarsi e quindi magari se gli mettete qualche roccia, qualche piccolo tronco, un po' come per esempio succede anche con i gechi leopardini, che comunque adorano muoversi, adorano arrampicarsi, sono molto curiosi, idem la stessa cosa succede proprio per loro. Esattamente come succede quindi appunto per i ciliatus quando sono baby, così come anche per i leopardini, meglio inizialmente una sistemazione, un box sterile, così riuscite anche voi a capire e a gestire meglio il vostro animale, vedete se fa i suoi bisogni, se mangia, e che vuol dire come sempre che sta bene. Vedete zampe sottili, lunghe,
che lo aiutano ad arrampicarsi. Gioco abbastanza veloce quando corre. Tra l'altro perché poi la forma del corpo gli permette proprio di... Certo, molto affusolata. Inserirsi anche all'interno delle fessure. Poi tra l'altro, magari tu me lo puoi confermare, leggevo che una cosa curiosa secondo me è che la forma del muso gli permette di prendere meglio le prede senza, esatto, per esempio andare a prendere, senza andare a mangiare praticamente il terreno. Esatto. Sì. Altra cosa, come vedete, non ha palpebre, quindi ha una protezione sull'occhio, una membrana che protegge l'occhio, e come il ciliatus, quando è sporco, se si sporca con della sabbia eccetera, usa la sua lingua per pulirsi. Sì. Quindi è un insieme tra un ciliatus e un leopardino praticamente. Ovviamente la cosa più particolare e più bella sono proprio questi spot bianchi, così come anche i giallini molto spesso, che sono su tutta la parte del corpo e della coda. Anche il Millie può lasciare la coda in caso gli serva per in qualche modo scappare o da un possibile predatore. Normalmente la coda si stacca alla base, perché ovviamente è il punto un po' più delicato, ed è lì che riesce a farla staccare. La coda, a differenza però ad esempio del ciliatus, ricresce in un paio di mesi. Bene ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, ringrazio gli amici ovviamente di Italian Cresties anche oggi per averci ospitato e per aver fatto questo magnifico video insieme, parlando di questi fantastici nuovi rettili, nuovi per molti di voi magari li conoscono già. Sicuramente è per me un animale molto importante, molto bello. Questo è un maschietto, come vedete dentro qui. E beh, io a questo punto direi che c'è solo una cosa da fare, cioè salutarvi, ringraziarvi, e ci vediamo nei prossimi video. Adios! PS, per chi non lo avesse capito, beh, non vi dico niente, dai, lo sapete oramai, no? Sapete come funziona. Io vengo qui a mani vuote e esco sempre con qualcosa.